La questione delle foibe, la vicenda delle foibe ha interessato innanzitutto l'Istria e una parte della Venezia Giulia della Dalmazia. Tra il 43, settembre del 43, c'è stata una prima ondata dopo lo sbandamento dell'esercito e l'ingresso dei partigiani titini, e c'è stata una prima ondata di infoibamento e di sequestro. Poi la seconda ondata dopo la fine della guerra nel 45. La dimensione è molto discussa, ma diciamo che le valutazioni vanno da 4.500 a 10.000 grosso modo. 7.000 sembra una cifra ragionevole, anche perché ovviamente è difficile fare un censimento, in quanto nelle foibe sono finiti già prima e durante di ogni tipo, e poi se molti sono stati riesumati, molti invece si sono perse le tracce. Le foibe sono solo la punta di un iceberg, perché sono l'aspetto più drammatico e disumano, ma investe un po' tutta la persecuzione che l'elemento italiano subisce dopo l'ingresso delle truppe titine. Dopodiché c'è stato ovviamente la pulizia dagli italiani anche dopo il 45, il 46, 47, in base ad un disegno, diciamo così, che era quello di decapitare tutta la classe dirigente italiana per avere campo libero e con ciò poter instaurare il regime comunista titino.